Tieni tua linea con te. C'ha ragione, cazzo!
Disciplina ragazzi, disciplina! Sì. Allora sono io.
Thank you.
Inteso Momoa, capito? No, non ce la faccio fare. Dai, è caduto il destro! Cos'è che mi vuoi dire? Cos'è che mi vuoi dire? Tu ritorni? A casa di mio nonno. Sali qua, sali là. Gioca, che ha preso? Perché tu sei andata arrivata qua, sono stato un fuggi.
adesso non era in condizione di poter andare. Ah, ma non sta vincendo 19-13 per sempre. Dai Lud! Dai Marco! Polverizza.
Ciccio! Gioca, gioca! Sei fuori, Juan, sei fuori, Juan! Sei fuori, Juan! No? Arbitro! Margarine! Margarine! Arbitro! Bravo Meme! Vai Lele! Bravo Meme! Bravo Juan! Dai Giacco! Thank you.
sali, dai, sali, sali, sali.
parte della fine. Concentrati! Dai, Pesaro, la pressione! Dai, Pesaro! Dai, Ani!
ne un altro pure quest'altra settimana. Però c'è la partita. Augusto Allori, oggi una gran bella vittoria per la Fiorini Pesaro Rugby per 22-20, un successo al photo finish sul Noceto. Qual è stato il segreto di questo successo? No, allora i ragazzi sicuramente hanno preparato benissimo tutta la settimana. Come avevo detto in precedenza, loro ci tengono tanto questa partita contro Noceto, è diventata per loro un derby. Sul piano dell'attitudine io sapevo che non sarebbe mancato niente. Oggi penso che abbiamo fatto quasi tutto bene, una squadra disciplinata. Abbiamo giocato un pacchetto di mischia che è più pesante il nostro e siamo stati là alla pari con loro, non abbiamo mollato mai, abbiamo placcato forte, difeso bene, attaccato quando abbiamo avuto le possibilità, penso che siamo stati là e quindi contentissimo per il lavoro dei ragazzi, contentissimo. Una Noceto costruita per vincere, Pesaro però ha dimostrato di non avere timore reverenziale verso nessuno. Noi non avevamo pressione dei risultati, è un anno così. L'unica pressione che possiamo avere è di migliorare per l'anno prossimo, di fare una bella base per il futuro, penso che lo stiamo facendo, con tanti giocatori di qua, ci saranno qualche Iniesti sicuramente, però importantissimo per noi è fare una buona base per l'anno prossimo, questa partita aiuta tantissimo. Vedere tutta la gente oggi in campo ci fa piacere anche, quindi continuare a crescere, quello è il nostro obiettivo. Domenica prossima arriva Civitavecchia, potrebbe essere un'altra partita per salire qualche gradino alla classifica? Sì, come sapevamo l'andata per noi era molto impegnativa, tutte trasferte fuori. Adesso ci toccavano le partite in casa, abbiamo altri due e dopo l'ultima Napoli. Però vincere contro uno dei tre primi delle big squadre, si vede la gioia dei giocatori, ci fa piacere. Complimenti.